enorme la grandezza, la complessità. Il cittadino deve entrare nella complessità se vuole parlare di legalità. La legalità è anche questo. Certa informazione è legale quando si parla di una sola medicina, di una sola religione, di una sola verità. Quando un oncologo, ex ministro della salute, si permette di dire che l'impossibile e il possibile lo scelgono la scienza. Questo è dogma, è lo stesso dogma che usa la Chiesa, cioè imporre una sola verità. Nessun dogma è l'opera che mi interessa, che mi piace. Basta costume e varietà, vogliamo più società, civiltà. L'idiozia non è innocua, dice ma sono cretinate, ma sono sciocchezze, ma è intrattenimento. A forza di intrattenimento non tratteniamo più niente. Ci controlla, ci distrae, ci fa spensierati. La spensieratezza è un'arma molto letale. Dopo non si riconosce più, si disconosce. Bisogna ripalatizzare. Il pubblico è cotto, non sente più i sapori. I pensieri sono vita, non sono problemi. Non vogliamo più stagni nello stomaco. Non mandiamo più giù i rospiti. Giustizia, giustizia, no, su! Slogare gli slogan e passare all'idea del concetto, alla verità non unica, al profondo, al dentro. Vanno benissimo le riunioni di piazza, ma dobbiamo, ripeto, scegliere e farci un'intelligenza diversa. Prima di parlare di cos'è il diverso, il disuguale, la persona che non è come noi, prima di parlare di razzismo, di memoria, dobbiamo rifare un arredamento della mente, un arredamento interiore. Prima di vincere si deve convincerci noi che non dobbiamo battere nessuno. Lo sport ci ha insegnato troppo e male che dobbiamo vincere su qualcuno. No, noi non dobbiamo conquistare niente, dobbiamo riprenderci a pensare. È questione di guarnizioni, le scuse non tengono più un tubo. Usciamo dalle nostre case di tolleranza, non facciamo altro che tollerare. E allora la modifica è un urlo munciano, deve essere qualche cosa che raccoglie una certa, anche permettetemi la parola, spiritualità, una certa forza, che è anche politica. La politica non è fatta solo dalle amministrazioni, dai comuni, dalle regioni, dai sindaci, dai cittadini. È fatta dalle anime. Non lascio la parola anima alla Chiesa, non gliela posso lasciare. O a certe presentatrici o sportivi che dicono ci metto tutto l'anima. La passione non basta. Perché alle volte con la passione si fa compassione. Dice ci ho messo tutto me stesso a fare questo tipo di politica. Beh, chiama qualcun altro. Perché non è bastato, ci ho messo il cuore, usa anche il fegato, la bile, il piloro. E certa sinistra è sinistra, Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, basta piangere sul latte versato, cambiamo mucche.